Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le nostre interviste dal futuro. Oggi una puntata abbastanza speciale, siamo riusciti a inseguirlo, a cercarlo, finalmente l'abbiamo trovato, un po' un'esclusiva, non è facile trovarlo. Il nostro ospite, scoprirete fra un po' chi è, ma lo sapete per la pubblicità che abbiamo fatto. E insomma, sarà una puntata, come direbbero, su Ritorno al Futuro, educativa. Nel frattempo io do il benvenuto alla band Mr. Fusion. Ciao. Ciao a tutti. Non può mancare la regina delle prop, la nostra padrona di casa, nonché col suo accento bolognese che commentavamo fuori onda, la nostra Monica Morini direttamente da Back to the Future, memorabilia. Allora, siamo pronti con le mani alzate a fare la ola per il nostro ospite gradito, Oreste Baldini. Benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati, buonasera. Noi prima di iniziare vorremmo darti il nostro benvenuto virtuale. So che tu non sei molto abituato al virtuale, però accontentati intanto. Ecco il nostro benvenuto. Eccoci qua, cominciamo a giro con le nostre domande. Incomincio io, poi Monica e band più band, ok? Allora, la mia prima domanda per Oreste è come Come nasci nasci doppiatore? doppiatore? Ho cominciato facendo l'attore, recitando nel Padrino numero 2, il Padrino da piccolo, poi ho fatto altre cose con Zampa, Squittieri, con Peter Del Monte, sceneggiati, via discorrendo, e poi logicamente per incidente di balistica, autodoppiandosi, ma più che altro quella che ha cominciato tutto è stata mia sorella Antonella, che ha vinto lo Zecchino d'Oro negli anni 70 ed è cominciato un po' tutto da lì. Lei ha cominciato a girare i film con De Sica, insomma, bene o male ci siamo ritrovati tutti in sala. Servivano voci giovani io non sono stato neanche un talento di quelli piccoli bambini di talento che facevano bene e subito, io facevo male e poco, perciò col tempo, piano piano, poi mi sono appassionato e ho cominciato. La cosa più grossa che ho fatto è che ho cominciato a prendere seriamente era il periodo di Sanpei, di Kamui, quando arrivano questi anime giapponesi, quando cominciano a esserci le prime TV commerciali, e perciò il lavoro si era molto allargato e da lì ho cominciato la mia carriera di doppiatore, insomma. È abbastanza tardi, insomma, se vogliamo, ero un bambino prodigio. Però abbiamo comunque sia un background ricco, eh. Su questo ti facciamo i complimenti, anche per la parte 2 da bambino sul Padrino, quindi non è No, se, poco, insomma. di qualche giorno fa, sì. Esatto, è passato poco Qualche tempo. giorno, Paleolitico superiore, credo che avevano creato gli ultimi uovi di dinosauri, insomma. Cioè, sembrerebbe una roba che non, ormai è caduta in prescrizione, se non altro. Monica, prego. Sì, noi volevamo chiederti una domanda abbastanza, diciamo, comune, però volevamo chiedere se la famosa risata di George McFly, quella che ormai basta vedere anche un post e potresti sentirla, l'hai doppiata tu oppure era proprio la parte originale dell'attore di Crispin?
Anche di quell'evento si parla, se ne è parlato molto. Io mi sono reso conto che quel film, forse me ne sono accorto dopo di quanto era importante quel film. Vinsi il provino. In realtà non sono stato convocato per quel ruolo, per il ruolo del padre. Però, siccome assistevo ai provini di tutti, c'era anche un, credo, un supervisor americano che sceglieva, anche Rossi. Rossi era il regista, il direttore di doppiaggio. Rossi era il regista. E mi avevano messo su Michael J. Fox come provinante, ma a me non mi piaceva, non mi interessava, mi ero molto affascinato, visto passare l'anello del padre, perciò quando sono andato al Leggio ho doppiato Michael J. Fox con la voce del padre, cioè facevo la caratterizzazione della caratterizzazione del padre, e quello diceva, che cazzo stai a fare? Cioè, alla fine l'inglese, l'americano, disse, no, vai, provamolo sull'altro, e credo che sulla risata proprio... Quella cosa lì, e mi ha detto bene, l'ho vinto, era un personaggio molto divertente, piccolo peraltro, non è, credo di aver fatto 2 turni, 6 ore di lavoro, 3 turni, non credo di più, insomma, non era un grandissimo ruolo, insomma. Però è rimasto nella storia, nell'immaginario di tanti. Poi sono sciamannato, non mi ricordo nulla, il nome è Crispin Glover, ma me l'ha detto lui, me l'ha detto Alessio, se no non lo Esatto. sapevo, e mi sono anche appuntato. Ok, grazie. Ma figurati, Monica. Eccoci Ok, parola alla band, prima uno e poi l'altro. qua. Come nasce Oreste, l'iconica frase famosa di George McFly, appunto, Ehi tu porco. Credo che fosse dell'originale, adesso non lo ricordo benissimo, ma credo che E tu porco leva le mani di dosso, che è rimasta un classico. Classico, Credo sì. che sì, credo che fosse proprio nell'originale. Poi, o forse abbiamo, adesso se l'abbiamo un po' adattata, se l'abbiamo un po' aggiustata in sessione di doppiaggio. Io tendo sempre un po' a editare, specialmente quando si tratta, adesso facendo il direttore, quando si tratta di commedie, difendo sempre il diritto di editare, non di tradurre. Io non voglio tradurre i film, li voglio editare, nel senso un film comico deve far ridere, se non fa ridere non è un film comico. E di conseguenza, come nel Ritorno al Futuro e come tante altre, in altre forme, in altri film che mi sono divertito a modificare, ma in realtà non modificare, a rispettare il film, mi invento delle cose, cioè coniugo la comicità italiana, il gusto italiano del ridere, perciò in qualche modo lo rendo più vicino al pubblico italiano, più vicino al gusto italiano della risata. Notte da Leoni, ciao, certo che non diceva Allah, cioè, perché mi dicevano, a un certo punto l'assistente mi ha detto, doppiavo quello, lo dirigevo anche, e mi divertiva fare quel personaggio, a un certo punto in primissimo piano passa il finestrino, questa, e ci vediamo domani all'alba. Però dice, non c'è la labiale, dice, non c'è la labiale, l'alba è tutta brutta, si può vedere su questa. E allora ho detto, vabbè, eccolo qua, ci vediamo domani all'alba. Come all'alba? E ho fatto cambiare tutte le battute, vedete come all'alba, ha detto l'alba, sì, ha detto l'alba, all'alba. E diventava una, si trova, anche, insomma, è una bella escamotage per strappare una risata in più e comunque per editare quel senso della comicità. Per quanto riguarda quella frase, chi se la ricorda, figlio mio? Non me lo ricordo davvero. Se ci abbiamo messo mano o che cosa potrei fare se io avessi modificato quella battuta perché ritenevo, ma chi se lo ricorda, figuriamoci. Scusate, band, l'altra domanda. Ovviamente invitiamo anche a chi ci segue di fare le proprie domande. Oreste poi con piacere risponderà. Chi interroga? Sì, altra domanda. Sei per caso mai salito su una DeLorean? Beh, tutte le mattine per andare al lavoro salgo sulla DeLorean. Cioè, vado con un MP3, giro con 3 ruote come un deficiente. Cioè, credo che prima siamo in zona DeLorean, un po' un soggettone sono. No, no, non ci sono mai salito. Mi hanno invitato, però mi ci ha fregato Alessio per la prima volta a fare intervista su Ritorno al Futuro. No, e una volta ho partecipato perché c'erano un'associazione, una fondazione che raccoglieva soldi per dei bambini, adesso non mi ricordo l'associazione. Mi hanno invitato ma non ci sono mai stato, però l'ho vista a Los Angeles, ho visto lo stand degli studios della DeLorean, no, allora lì ci sono entrato, vero? Sono entrato lì ma è un parco giochi, insomma non era una DeLorean vera. Perfetto, allora partendo dalle origini, se non avessi recitato nel Padrino 2, pensi che avresti comunque avuto questa passione per il cinema? Avrei fatto l'idraulico.
cioè maneggi tubi, vai dalle signore, ti pagano in nero e poi c'hai la canapa, qualche volta te la fumi. No, non lo so, avrei fatto qualcosa di simile. No, avrei usato le mani, sai che faccio anche lo scultore, che sono un artista, ho una mostra adesso a Villa Giulia che finirà al Museo di Villa Giulia Etrusco, Villa Giulia finirà il 5, ci sarà un finissaggio, una performance dove ho allestito anche una specie di scenografia dedicata a Pasolini, perché il 5 marzo sono 100 anni dalla nascita di Pasolini. No, avrei fatto forse l'artista, lo scultore, qualcosa del genere, probabilmente. O forse, non lo so, forse avrei fatto com'è andata, non lo so, non ho idea. Non sono delle persone che dicono che se tornassi indietro li farei esattamente quello che ho fatto, minchiate, no? Ne cambierei una al secondo, so. Prego, Monica, la tua domanda. Sì, allora ti volevo chiedere, diciamo, partendo dalle origini, quindi veramente torniamo molto indietro. Ah, non mi fate Se... sentire così vecchio, però paleolitico, alle origini, stare a parlare del paleolitico superiore. Dimmi, allora, Esatto. ste origini, Se tu dimmi. non avessi recitato nel Padrino parte 2, pensi che comunque avresti scoperto questa tua grande passione per il cinema? Ma io non so se quella è stata una bellissima avventura, quella del Padrino, perché il cinema mi è sempre piaciuto, ma non so se a 11 anni hai la percezione e il senso del cinema. Certo, ne ero affascinato. Io sono rimasto un mese e mezzo a casa di Coppola, perché Coppola era decisamente matto, simpaticissimo, e sono rimasto a casa con lui perché mio padre finì le ferie, perché lui girava in Sicilia. E quel maggio, adesso non mi ricordo, quella primavera inoltrata, era veramente piovosa. E lui ogni volta si incazzava e diceva: questo non è solo la Sicilia, non mi piace. E perciò si ritornava a casa e non si faceva niente. Si sono allungate queste giornate, perciò pascolavo con c'era De Niro, Al Pacino, Maria Carta, c'erano un insieme di personaggi meravigliosi, era divertente, era meraviglioso, non avevo mai preso l'aereo, era un mondo fantastico. Certo che ne rimani affascinato al cinema, certo che poi vuoi farlo, indubbiamente. Ho avuto la fortuna di fare altre cose, qualcos'altro, ma insomma sono anche molto affascinato dal teatro, insomma, ho firmato tantissime scenografie, sì, comunque sì, quello era certo un buon inizio per innamorarci. Sì. Ottima risposta. Chiedo alla band di fare la domanda che abbiamo saltato, la numero 6, scusate. Ah, beh, c'è un numero di domande. Sì, beh, in realtà poi ne avrei anche un'altra, così facciamo Dai, subito assieme cali. tutte quante, se ti taglio fra... Sì, beh, volevo innanzitutto capire se... sei forse troppo modesto, da quello che vedo, da come parli, sei molto devi essere una persona molto modesta. Comunque, Ma, no, ed è non sono, affascinante questa credo, cosa, insomma, eh. quello che si fa, nel senso che comunque, boh, è doppiaggio, non è, sono sempre affascinato dai medici, e quelli allora che facciamo? Quelli che ti operano e ti salvano, gli chiedi a quelli. Vabbè, va, insomma, No, è sei... modesto, sono uno che fa il suo lavoro, porta il suo, mi diverto, cerco di divertirmi molto, cerco di avere sempre un buon rapporto con i colleghi quando lavoriamo, facciamo anche sempre squadra, adesso sto dirigendo un film buffo, The Lost City of D, è un film comico abbastanza brillante con Tatum e Brad Pitt che appare in pochissimi minuti del film, insomma, è una cosa divertente, insomma, cerco di anche avere un buon rapporto con i colleghi e è un lavoro, insomma, Ecco, niente ma di più che infatti questo. proprio a tale riguardo, questo volevo chiederti, se c'è stato un personaggio o un lavoro, magari una situazione, una sessione che ti è particolarmente piaciuta di doppiaggio o che hai odiato intensamente, magari mi dici tu cosa preferisci rispondere Ah, e se ma invece diciamo sei... che odiato non la fai, basta dire di no, no? Nella vita evidice, insomma, puoi andare lì, dici, insomma, buono, ma che hai? No, arrivederci e te ne vai. No, beh, che devo dire, quella della Notte dei Leoni è stata un film che probabilmente non si aspettavano che avesse questo successo, era quasi un B-movie considerato all'inizio, insomma, e invece mi ha dato molta soddisfazione, mi sono molto divertito. E ciao di Notte da Leoni, insomma, mi ha divertito moltissimo. Sì, quella è una cosa che ricordo sempre volentieri. Poi ci sono tante altre, ma insomma, un bel po' di anni di carriera, insomma, in qualche modo c'è tanta roba da ricordare, piacevole, insomma, anche aneddoti buffi, insomma, ma
piovono polpette. I cartoni mi divertono molto, quelli che ti danno anche più margini di fantasia di libertà di manovra, insomma, in qualche modo. Leone, immagino che sia abbastanza divertente, insomma, da fare. Leone. Che cosa? Il Leone Califone è meraviglioso, è stato un cartone intelligentissimo. E poi sul copione c'era solo scritto versi, cioè non c'erano battute, c'erano solo versi. Ed era divertente perché io arrivavo dopo, con Marco Guadagno, era la società che lui editava era quella di Marco Guadagno e credo che era la direzione di Giorgia Lepore e io arrivavo dopo che era stato doppiato tutto l'episodio, perciò sentivo quello che avevano detto gli altri, Giustino, Marilu, e poi io commentavo con i versi perché era divertente ed era, facevo senza fermarmi, non è l'unico, si iniziava la sessione, cominciava l'episodio e fino a che non è finito io ho finito l'unico anello senza interrompersi mai. Una volta venne una classe di bambini, mi sembra che ci fossero anche i figli di Ader Parisi, sai che cose strane, e c'erano questi 45 bambini, quella che mi ricordavo che quella faceva Cicale, e io facevo questa performance con tutti i bambini zitti, contenti. Ma non ho risposto alla domanda, qual era la domanda? Comunque collegata a questa, ed era appunto durante le sessioni di lavoro, tu appunto avrei... Però questo va via, non so io sordo, cioè nel senso che non lo sento. Esprimetevi meglio, non capiamo. Mi senti? Adesso sì, ecco, giuro. È un po' poco sensibile, molto quando ti avvicini. E dicevo, prima dicevi che tu hai avuto anche un buon rapporto con i tuoi colleghi durante le sessioni di lavoro, infatti potrebbe essere stato con Acerbo, Bellia o Bellia, la pronuncia adesso non so se è corretto. Sì. Ecco, qual era questo rapporto appunto tra di voi durante le sessioni? C'è stato un momento in cui anche ti hanno aiutato? Ma se tu parli di ritorno di... parli di ritorno al futuro, ma che non ci siamo manco incrociati, credo che si erano già inventate le colonne separate in quel caso, credo. Forse eravamo già in colonna separata? Sì, perché sì, lui lo sa, io non lo so, io c'ero, lui non c'era, ma lui lo sa. C'erano le colonne separate, perciò questo aiuto non me lo ricordo, era l'International Recording, era la sala storica, quella che si accendeva col valvolare, che erano le voci tutte belle tonde, calde, perché toccava il fonico, doveva arrivare un quarto d'ora prima a accendere la sala perché deve riscaldarsi tutta l'apparecchiatura, una strumentazione tedesca con le valvole, il suono era tutto bello tondo, morbido, bei ricordi. Ma non li ho incrociati per niente, che cosa dovrei dire, insomma? Sì, dai racconti che ci hanno fatto sia Acerbo che la signora Pasanisi, ha detto che eravate messi in una stanzetta, ognuno per i fatti propri, non vi siete proprio mai incrociati fisicamente. Io non me lo ricordo, io ho fatto 3 turni 125 anni fa, poi è successo che era Ritorno al Futuro, ma mo adesso come faccio a ricordare? Cioè, dovrei fare una seduta di ipnosi per ritornare al momento attimo secondo di quei giorni. Si parla di 6 ore di lavoro, 7 ore di lavoro, perciò adesso io non mi ricordo cosa ho mangiato oggi a pranzo, siete cattivi a questo punto. No, vabbè, è un modo di dire. Però nel senso non me lo ricordo, non lo so davvero. Prego la band all'altra domanda, poi ricominciamo io, Monica, e chiudiamo il giro. Prego. E oltre George McFly, quali sono stati, diciamo, personaggi che sono rimasti... sono nel cuore, insomma, che ti sono piaciuti doppiare? Io so che gli altri doppiatori, lo so che i miei colleghi che sono venuti qua da voi sanno sciogliare tutti i nomi, ho doppiato Sfino Sfregno, Sfana Stregna, e quello mi è piaciuto, questo, e citano le cose. Io mi ricordo quasi un cazzo, nel senso che me ne ricordo pochissimi, e tendo a dimenticare. Tengo a dimenticare, adesso ho doppiato quella cosa, non me lo ricordo. Anche delle domande più stimolanti. No, giuro, ma è colpa mia, vi chiedo scusa fortemente, non è per snobismo, ma proprio non me li ricordo. Vi racconto però questo aneddoto. Cena con i genitori dell'asilo dei miei figli, non di un figlio, quello piccolo. E tu, quando mi chiedono tu che fai, o dico scultore, che è facile, o se sono in serata storta dico... lavoro alle pompe funebri, o se no dico edizioni, lavoro nelle edizioni. Poi sai, mia moglie dice: ma no, dì, fa il doppiatore, fa il doppiatore, che doppi? E mi parte subito un fischio,
io mi ricordo un cazzo di, ma uno di Caparca Troia, perché mi viene un blocco emotivo probabilmente. E perciò a Naspoli faccio doppio un po' di cartoni, un po' di film, ma cosa, perciò questi si sono alzati sulla tavola e vabbè, questa è detta una minchiata, vabbè, questa, e mi ci ha telefonato uno di questi la sera, cioè, ma cazzo è vero, perché poi sono andato a controllare, cioè, io pensavo che una fregnaccia, invece no, era vero, e tendo a non ricordarmelo, però insomma. Poi ci sono i personaggi, John Cusack, che l'ho doppiato mille volte, insomma, mille volte, 3, 5, 10, 15 volte, insomma, è un attore, secondo me, divertente, ha fatto cose divertenti, simpatiche, insomma, sì, me lo ricordo volentieri. Mi ricordo più i cartoni, perché, non so, rimango, perché il Peter Pan irrisolto che ho dentro, probabilmente è più legato a quello. Perciò un film mi è piaciuto, mi è rimasto Il figlio di Babbo Natale, un film simpatico, bello, che mi è rimasto dentro. Mi ricordo anche perché, forse, perché sono cascato in una pozza andando a lavorare col motorino. Cioè, sono cascato qua a Roma quando diluvia, si era formata una specie di lago Trasimeno, e con quello a tre ruote pensavo di non. Insomma, sono cascato e mi sono allagato tutto. E sono arrivato lì in sala che non mi andava di stare in mutande, che poi c'erano pure i colleghi. Perciò mi sono infilato una marea di carta igienica, sai quella rotolo? Mi sono infilato, poi c'era il ragazzo Michelin, che avevano tutto pieno di carta igienica, me la ricordo per questo, era divertente questo aneddoto. Ma poi era divertente anche il film, c'era un Giorgio Lopez dove faceva Nonno Natale, spettacolare, un attore spettacolare. Poi ce lo ricordo molto volentieri, in direzione di Marco Mete, mio amico, perciò quello me lo ricordo, è una cosa che mi viene in mente, ma più per il piacere di lavorarci, ma se mi dici chi doppiava in originale quello che ho doppiato io, uno, il figlio di Babbo Natale. Allora, io Oreste ho una domanda da farti, però quasi mi vergogno, e quando ti le misure, le misure, penso chiedere misure, non rispondermi, okay. mi basta la tua faccia, perché secondo me andiamo a parare su un campo minato. Hai qualche oggetto da collezione di Ritorno al Futuro o un action figure di George McFly? Meglio che sto zitto, no? Ma certo che ce l'ho, ma come non ce l'ho? Ma certo che è ho comprato un... non ce l'ho. Prossima domanda, scusate. Manco altro regalato per farti niente di fatto. No, ma non è bello, non mi è capitato, forse l'avrei anche comprato, chiedo scusa, ma li vendo. Non me l'hanno regalato nessuno, me l'ha regalato. Visto che abbiamo parlato comunque di cartoni animati prima, ti volevo chiedere, se tu fossi un personaggio appunto di cartoni animati, chi ti vedresti? Oppure chi vorresti essere? Guarda, io faccio lo scultore da tanti anni e per tanti anni ho scolpito principalmente pesci, l'icona del pesce come elemento narrativo che uso. Perciò molti attribuiscono, vabbè, al di là che ci metto tutta la mia poetica, ma qualcuno mi dice, qualcuno un po' più bizzarro, dice, vabbè, ma tu fai i pesci che hai fatto Sanpei, che ti è rimasto dentro, con tutti i pesci, ha tirato su per forza. Cioè, quello, un ciuffo sparato, un po' deficiente, un po' entusiasta per cercare pesci, forse mi assomiglia, ecco, per intenderci, se dobbiamo proprio metterci una coniugazione. Vai, ragazzi, bene. Prego, a voi. Allora, a questo punto siamo completamente dagli schemi prefissati e ti chiedo, perché c'è questa passione della scultura che è stata fuori molto spesso, e per legarla con il tuo lavoro invece che insomma ti ha fatto insomma conoscere in giro, io vorrei capire anche come musicista come funziona il processo di scultura della voce, perché l'attore interpreta in un certo modo e applica determinate gestualità anche e fisico. Il doppiatore lo è anche a suo modo. Però volevo un po' capire con te appunto come nasceva questa cosa, cioè come hai lavorato, come nasce un personaggio, ad esempio. Ma io trovo
ci sia un'analogia molto interessante con la tua passione della scultura. Beh, credimi che se venissi in fonderia con me, col bronzo che fonde a 1300, vedresti poche analogie. Si sta con la maschera, è molto, molto col frullino, è proprio è un po' diverso. È un po' diverso, forse la ricerca di stile può in qualche modo trovare qualche somiglianza. Ma in realtà scolpire con la voce mi sembra, sì, è un mestiere che ha una delle forme tecniche, insomma, serve un saper timbrare, saper aderire, trovare un personaggio. In realtà, spostandomi su quelli che di solito io faccio, che sono i caratteri o caratteri estremi, forse è un pizzico più divertente perché devi costruirti anche la voce, devi matchare con quel tipo di suono e devi sperimentare, cioè modulare molto con la voce e cercare di trovare un'assonanza, un'aderenza. Come questo avvenga sì, è una cosa tecnica, lo sappiamo tutti, il respiro, il diaframma, comunque avere una conoscenza dello strumento tuo vocale, saper ridere, saper appoggiare bene il diaframma, svuotare l'aria, respirare col naso, far risuonare in maschera, far risuonare nelle guance, far risuonare, scurire la voce, alleggerirla, mandare d'acuto, questi sono tutti tecnicismi che però si muovono sempre nella zona anche istintiva, insomma, nella capacità proprio anche nel DNA che c'è dentro e quella e improvvisamente sai andare con lo strumento. Non so, adesso con lo strumento sarà i primi giorni farai col tuo sax, con la tua col tuo strumento farai dei brutti suoni, poi alla fine si fonde la prestazione musicale con una morfologia tua, perciò ovviamente lo strumento e la tua bocca diventano un'unica cosa, o comunque i tuoi fiati respiri con lui, insomma, in qualche modo credo che sia tra l'istinto e una tecnica che affini nel tempo. Non è una cosa che si impara in due giorni, anche la risata, quando dice una risata, la risata è una cosa difficilissima nel doppiaggio, per esempio. Ma anche questo, se tu quando ti prepari a un personaggio, beh, io ti sento sempre poco, ti sento sempre poco, devi avvicinarti di più perché la tua adesso sì, quando mi preparo per fare un personaggio? No, non tanto quanto. Come scatta la scintilla, tutto qui. Ecco, tu vai dalla sala, e dalla sala da dove sei seduto al microfono, credo che sia quello il tragitto da fare, e più o meno quando gira l'anello cominci a lavorarci sopra, e poi aiutato dal direttore, aiutato dall'assistente, aiutato dal fonico, indubbiamente cominci a... è anche un'abitudine, non è come esattamente succede questa alchimia, non te la so raccontare. Cioè, più o meno sì, è il tuo bagaglio del mestiere dell'attore, ma ti serve a teatro, ti serve non solo per fare la voce del doppiaggio, è per essere attore, è uno strumento importante. E poi per quanto riguarda il corpo, io mi muovo tantissimo al leggio, randello qualche volta quando lavoravamo insieme, ogni tanto randellavo i miei colleghi vicini, gliela gomitata, gliela davo, perché tendo a muovermi molto, perché ho bisogno del rapporto fisico per accompagnare il suono, per dare una motivazione. Se quello corre non puoi stare lì, se quello porta, se sta in barca, se sta dentro l'acqua non puoi stare seduto e tutto. Devi entrare anche a livello fisico, con i respiri, con il tuo corpo, aiutare insomma il suono per accompagnarlo. Poi ci sono degli episodi più estremi dove quello se sdraia per terra ti fanno sdraiare per terra, cioè c'erano anche queste richieste di qualche direttore che voleva trovare un verismo anche nel suono, insomma. Certo. Grazie. Allora, grazie. Ragazzi, domanda ne avete ancora? Se no passiamo alla seconda parte. Passiamo oltre? Ok, allora passiamo alla seconda parte. La linea alla band. Questo è un pezzo un po' vecchio, vecchio dalle nostre parti. Cogliamo l'occasione per fare un augurio, tanti auguri di buon compleanno alla mia nipotina Vittoria che compie 9 anni. Suonano dal vivo? Suonano dal vivo? È bravo.
eccoci di nuovo in studio. Adesso bravissimi. Bravissimi. Suonano dal vivo, Oreste, sentivamo che chiedevi. Sì, bravissimi. Dal vivo. Grandi, bravi, bravi. Sì. Un po' di domande. Grazie. Monica, lascio a te la lettura. Ok, allora adesso facciamo la parte, diciamo, di chi ci sta seguendo da casa, quindi iniziamo con Astro Toys, nonché Filippo, che ci segue sempre. Quindi ciao Filippo, la prima domanda dice: buonasera Oreste, che cos'è per lei il doppiaggio? Solo una professione oppure un'occasione speciale per aggiungere qualcosa di personale alla performance del personaggio? Grazie, ciao. Grazie, grazie, grazie della domanda. Sì, è qualcosa di... è un mestiere particolare, un mestiere fantastico, è un mestiere che a me piace moltissimo. E, no, è anche un'occasione per raccontare qualcosa, per divertirsi, per divertire, per comunicare. Siamo nel mondo dello spettacolo e per fare spettacolo. È un mestiere però che fa spettacolo, è un bel mestiere. Concordo, grazie mille. Ciao Giuliano, ecco, ciao a tutti, ciao grande Oreste, ancora Gian Pier, un sacco di saluti. La domanda di Fabrizio dice: Fox decisamente non ha una bella voce, certamente il suo doppiaggio ha dato molto al personaggio e all'attore. Sì, beh, come abbiamo sempre detto, quando abbiamo anche intervistato gli altri doppiatori, sicuramente comunque in generale un doppiatore calca molto, cioè fa molto il personaggio, diciamo, dell'attore stesso, quindi è molto fondamentale, e noi vogliamo dire che vantiamo di doppiatori italiani veramente eccezionali, quindi non siamo altro che essere contenti. Giuliano dice: come direbbe Mr. Crow, e tu polvo, ce la puoi leggere tu con la voce? La ciao? E tu polco? Tu picca la faccetta, porco, leva le mani di dosso. Meraviglioso, è veramente incredibile. Che ricordi ha del set, sempre di Filippo ci chiede, che ricordi ha del set del Padrino parte 2? Eri piccolo però... No, ero piccolo, ma era bellissimo. Tu pensa, quando ho girato la scena che doveva essere a New York, lo sbarco di New York, nel centro accoglienza immigrati, era stato girato a Trieste il set, poi ci hanno bloccato tutta la pescheria di Trieste, e credo ci fossero una cosa come 3.500 comparse, una roba impressionante, e tutto si girava per fare quella scena mia, quella scena là, ed era emozionante, capivi che stavi al centro di di un evento particolarmente ciclopico. Ho fatto delle scene anche di sparatorie per un ragazzino, è fantastico. E poi era divertente stare a casa di Coppola, perché era piena sempre di gente fantastica, giocavo con i figli di Coppola, credo anche con la figlia. È stato un momento molto 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 bello, è un bellissimo ricordo, durato tra l'altro tanto, perché ho girato molto di più di quello che si vede nel film, perché fu tagliato tantissimo, rimescolò tutto, il montaggio non era previsto in quel modo. Lui, mi ricordo quando si tornò sul set a rigirare delle altre scene, perché lui ha cambiato completamente il montaggio del film, lo decise dopo, a posteriori. È un genio della cinematografia, che tra l'altro l'ho incontrato quando ha girato Il Padrino numero 3, è arrivato qui a Cinecittà, io mi ci portò Francesca De Sapio, che aveva lavorato sul set di quel film, e andò a trovare appunto Coppola, che l'ho trovato chiuso dentro la sua roulotte, dirigeva gli attori dalla sua roulotte con tutti gli schermi. Dico: ma perché non ti metti, che gli attori sono un po' stronzi, stava là dentro e dirigeva tutto là, e personaggio geniale, un genio. Nel 74, quando ho girato quel film, io sentivo i suoi discorsi, lui già parlava di che il film si sarebbero visti a casa, cioè avrei visto Netflix, Amazon nel 74, a distanza, questo, veramente era 40 Nostradamus, proprio.
Ma siete rimasti in contatto nell'arco no, del tempo? No, assolutamente no. L'ultima volta che l'ho visto appunto perché sono stato sul set, sapevo che stava qui. È stata una reunion, insomma, così. È stato molto carino, per carità. Ma... Certo. Bene. Nel frattempo salutiamo anche Nicola, quindi ciao Nicola. Scusate, prima della prossima domanda volevo fare un piccolo quadro, perché mi riallaccio a un racconto che ci ha fatto Acerbo. Ha detto Acerbo, una volta è stato stalkerato da un genitore e gli ha detto, per favore, fai, ti pago, la voce di Brad Pitt al compleanno di 18 anni di mia figlia. Quindi c'era questo schermo, lui ha fatto tanti auguri, eccetera, e la figlia per un attimo ha pensato che fosse Brad Pitt. Ed ecco qua la domanda, prego Monica. Ti è mai capitata qualche, da Enrica, ti è mai capitata qualche richiesta strana, ad esempio, di prestare la tua voce per qualche scherzo telefonico o per qualche dedica particolare? Cioè, bisogna dire quante volte al giorno o quante volte al mese? Quanta è la domanda? Cioè, quindi nel senso che, quando vuoi su Ciao è proprio un cavallo di battaglia. Una volta anche un matrimonio. Che mi ha fatto un matrimonio, mi hanno detto, è che questo era anche un, vabbè, una persona, adesso me la posso dire, insomma, una persona abbastanza importante, perciò mi hanno detto, guarda, questa è la moglie, quella che si stava sposando, era una partita di questo personaggio, lo faceva tanto ridere, perciò sono andato giù pesantissimo, facendo proprio, pecca la cazzetta, sì, l'hanno mandata, però questa non l'ha sentita prima, l'ha mandata come sorpresa la moglie, ma c'era anche il vescovo, la cosa, ci ho fatto la mi hanno detto, insomma, stato abbastanza, non sapevo come chiudere questa cosa. Io da nostalgico ti chiederei un assaggio di Sanpei, ma chi se lo ricorda? Nel senso che credo che se prendiamo sempre pesce, la trota iridata, mi ricordo, la trota iridata, questa. Mamma mia. Sono passati tantissimi anni. Ciao Margherita, sì. Tra tutti no, i personaggi... meno questi anni. Dimmi. Tra tutti i personaggi che hai fatto, a quale sei più legato e perché? Ma guarda, più o meno, sì, tutte queste legature, sì, sì, nel senso sì, l'ho già detto, insomma, Ciao, mi diverte molto, anche il Lemure di Madagascar, che è molto bello, no? Come personaggio, quando dice, ma io mi pulisco con le foglie, ma chi si pulisce? Ecco, quello è un personaggio bellissimo, anche perché cantarlo è stato difficilissimo, era cantarlo con il Barcucci, che purtroppo sto maledetto Covid ce l'ha portato via, un maestro esigentissimo di musica, e mi ricordo che quando ho cantato quella sigla ero ingessato a tutte e due le mani, perché facendo la scultura sono cascato da una scala, incarpiato volante, mi sono sfracellato tutte e due, perciò ero inchiodato così con tutte, perciò mi piace perché ti muovi, ma con queste mani così, perciò poi queste facevano rumore, perciò mentre cantavo c'era questo, è stato divertente, mi piace perché ti muovi, mi ero ingessato come un salame. Insomma, non è stato abbastanza. Ma c'è sempre un aneddoto di questo tipo, diciamo così, dannoso, che ti porta la memoria a un personaggio che hai fatto. Prima lo scooter, adesso c'era la... Vabbè, ma adesso si sono messo le cose più buffe, ti ricordo le cose più divertenti, non le cose più noiose, insomma. Se arrivi là, mangi, hai mangiato un tramezzino, vai, fai fatto bene, ti hanno detto che sei bravo, te ne vai a casa, ma che te frega? È una cosa poco divertente. È divertente se inciampi, se mentre decidi ti parte una scoreggia, queste sono le cose divertenti, insomma, in questo senso. Poi, prossima domanda di Giuliano, dice, com'è stato doppiare il mister? Ciao! Mister Ciao, perché una delle supervisor decise, una Laura Carrano, che è una donna molto spiritosa e intelligente, una volta mi ha detto, no, però non lo facciamo con la L. Detto, cazzo, non la devo fare, cioè, non voglio fare il cinese banale con la L, perciò lo facciamo, trova una cosa, faccio trovare questo che parla tutto così, e mi sono inventato questo personaggio che non parlava proprio, piccolo stronzo, che stronzo c'è la R, ma c'è piccolo stronzo, piccola faccetta, e c'è tutto stato un, perché non potevo dire flow, perché poi andavo al ristorante cinese e chiedi la frutta caramellata, devi dare la frutta caramellata, non è che devi dire l'R, non c'è, però a quel punto ho dovuto fare questo esercizio di stile, che in effetti non era cinese, era mezzo coreano, adesso non so bene, e perciò è venuta una cosa buffa, cioè da impedimento diventa una cosa più divertente, è stata una cosa molto divertente, però era stato molto da trovare, un personaggio niente da trovare.
Nel frattempo salutiamo anche Antonio che ci chiede: tra le tante voci prestate da Oreste, è un capolavoro la sua interpretazione su John Ritter in Rumori fuori da scena? Eccezionale. Cioè, non era una domanda, ma in realtà ti facevano i complimenti. Grazie. È diretto da Filippo Ottoni, guarda, una delle poche cose che mi ricordo, vedi, questo è diretto da Filippo Ottoni, è stata una bellissima... un bellissimo ricordo. Filippo è un grande direttore di doppiaggio, un uomo colto, un uomo di teatro, uno che ha tradotto lui i Rumori fuori scena per la versione italiana, anche per il teatro. Una persona di gusto, sensibile, perciò lo ricordo molto, molto. Sì, fu un bel doppiaggio. Ecco, io devo dire che non lo sapevo, adesso facendo ricerca ovviamente, no, sul tuo curriculum, sfogliando, mi era apparsa appunto anche che tu hai doppiato Steve in Beverly Hills. Il biondo, quello un po' scemo, sì, più quello cretino, anche lì vedi, lei aveva cominciato sempre, quindi per me è anche un ricordo affettivo, al di là del personaggio stesso, quindi sì, cavolo, il fratello anche di George nel cartone animato. Il fratello di Giorgio nel cartone animato, sì, è vero, sì, adesso non lo ricordo. Steve, abbiamo doppiato una marea di anni, quello Steve, sì. Steve Sanders, sì. Sanders. E poi un po' mi lasciavano anche campo abbastanza libero, cominciavo a cambiare anche le battute, nel senso di editare la comicità, qualche cosa me la inventicchiavo, insomma, per cercare di renderlo più brillante e anche un po' più stupido. Esatto, perché insomma, l'imbecillone del gruppo, insomma, in qualche esatto. modo. Esatto. Sì, ma ha sicuramente caratterizzato una generazione. La Beverly Hills 90-210 hanno rifatto anche una reunion, poi hanno rifatto anche una produzione poco tempo fa, cioè muove veramente le masse, e devo dire che tutti i doppiatori sono stati bravi, all'altezza, soprattutto anche te, la figura di Steve Sander è clamorosa, insomma, alla fine anche con la voce rispecchia come il personaggio. Sì, è assolutamente così. Allora, io volevo chiedere un favore ad Oreste, visto che è il compleanno della piccola Vittoria, che è la nipotina della nostra band, se ci potevi fare questa marchetta e fare gli auguri. Con quale voce? Di solito, adesso, dipende quanti anni, dipende, non credo che la bambina sarà al caso di fargli fissarsi. Quanti anni fa? Cioè, 128 è fatta, se ha 18 anni è facile. Non sentiamo. La nipotina compie 9 anni. 9 anni, allora, tutti i bambini di solito mi fanno fare per i bambini, io doppio, in questo periodo doppio George, l'uomo dal cappello giallo che c'è la scimmietta George, che la scimmietta insegna tutto, George, mi raccomando, non fare così, cosa indica, non sta adesso, sta indicando... No, sto pensando che chiaramente lo vedo spessissimo... Ecco, mi odio, perché sono... vado a svegliare adesso. E allora, come si chiama la nipotina? Vittoria. E questa di solito faccio così. Buono, Giorgio. E la scimmia. Va bene, Giorgio. Vittoria. Giorgio vuole farti gli auguri di buon compleanno. Buon compleanno, Vittoria. E mi raccomando. Vale. Finisce la scimmia. Zitto, va via, va a dormire. Grazie veramente di cuore. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, così fra poco liberiamo Oreste. Sì. Caro Oreste, adesso ti tocca fare una cosa, se ti va, che poniamo a tutti quanti gli ospiti, ovvero un test. Io sono imbecille, lo perdo. No. Intanto mandiamo la sigla, poi ti dico qual è il test. Madonna mia. Ma chi se lo ricorda? No, insomma, allora, ti diamo due possibilità. Se ti vuoi salvare, calciato suggerisce o George McFly, puoi fare Mister Ciao. Vabbè. Sì. Ok, vabbè. No, dimmi, qual è la domanda? No, devi fare l'imitazione o la battuta di qualcuno, o fai il classico ehi tu porco, levale le mani di dosso. E questo l'abbiamo fatto.
E poi direi un Mister Ciao, perché Mister Ciao... Un piccolo, Alessio, sei stronzetto, vero? Perché tu sei un piccolo figlio di puttana, no, 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 no. Vieni qui e rompi sempre le palline, ma io ti stacco un piccolo testicolo, no? Allora, adesso questa tu te la registri e te la metti come suoneria ogni volta che assolutamente ti... piccolo straccetto, piccolo straccetto, piccolo straccetto. Ecco. Venendo a noi, tu so dove eravamo andati, mi piace una frase tu social non ne hai, non hai intenzione di farli, chiaramente. No, io ho come social, come scultore, insomma, sono un social che mio figlio ha detto giustamente chiudilo, non sei capace, perché non pubblico mai, non guardo, non faccio, cioè è un macello. Però mi serve come, è come un'agenda in memoria, metto filmati, video e foto delle sculture, insomma, ma è solo legato nell'ambito come artista, insomma. Dove ti possiamo trovare? C'è un indirizzo? Sei su Facebook, Instagram? Instagram. E solo Instagram, ma adesso verrò bombardato. No, ma io ti avevo visto anche come pagina Facebook, però io l'avevo trovato. No, forse una pagina Facebook sì. Me l'hanno aperta. Io non ho Facebook, una pagina Facebook me l'hanno aperta, ma forse durante una mostra, forse quella Mercato di Traiano di un bel po' di anni fa, e poi non l'ho più guardata. Infatti mio figlio dice chiudi tutto, non sei buono, lascia, non è roba per te, non so buono, non... però Instagram lo tengo, insomma è comodo, insomma sono usarlo anch'io, perciò ti possiamo chiedere l'indirizzo in tutto ciò, non l'abbiamo detto, quindi puoi... non lo so, è Oreste Budini, credo, no, non so, adesso controlla, cioè, questo aspetto controllo. Credo che sia Oreste Baldini su Instagram, Oreste Baldini scultore, so. Così possiamo dare direttamente a chi ci sta seguendo. Qua, eccoci. Hai trovato? Sì, non avrei mai pensato fossi tu, era più semplice trovarti sicuramente in questo modo. Ecco qua il lavoro di Oreste. No, quella è l'ultima mostra che finirà il 5 marzo, il finissaggio il 5 marzo al Museo di Villa Giulia. È una personale che si chiama Basta Buste, che è sul tema del plastic free, sull'inquinamento della plastica, con le isole ciclopiche di plastica. Ho fatto un grande ciclo di pitture, c'è un grande mosaico di 3,5 metri x 2 metri, e anche sculture parti in bronzo. Ok, chiunque vuole lo può andare a trovare questa mostra, soprattutto se è di Roma si va a trovare, che è una cosa molto 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 interessante. Noi siamo al giro finale dei saluti. Band, ci siamo? Un saluto sulle nuote di Sanpei alla nostra Monica Morini, grazie. Un saluto a Mr. Fusion Band. Ma soprattutto grazie al maestro. Maestro, no, tutto un maestro, no, sono in zona allievo. Bene, questo... Oreste Baldini, grazie per essere stato ospite. Grazie. Veramente è stata una bella sorpresa, perché è stata una novità, nel senso che non troverete Oreste in giro su internet, però chissà, magari questo è l'inizio per andare in giro e vedere. Entro un social man. Mai dire mai. Ciao a tutti, ma chi si permette? Ciao a tutti, grazie davvero. Ringrazio a tutti, buona serata, alla prossima, grazie. Ciao. Ciao. You're gonna see some serious shit.